L'uomo non è che un'invenzione recente, dice Michel Foucault, una semplice piega nel nostro sapere che sparirà fortunatamente non appena questo assumerà un'altra forma. Nelle puntate precedenti abbiamo parlato di come il malessere profondo della nostra civiltà sia imputabile ad un'inflazione dell'ego. Oggi voglio fare alcune ipotesi di come si è venuto a creare questo ego nella nostra società. Sembra che l'ego sia un fenomeno apparso in tempi storici, o meglio, la storia è causa dell'ego. È una componente della psiche comparsa in epoca post-arcaica. E aveva ragione Foucault, è un'invenzione completamente recente. Ha meno di 10-15 mila anni e i presupposti dell'ego sono la fonte di tutti i nostri malesseri e di tutte le nostre nevrosi. Ma allora perché è comparso questo famigerato ego? Beh, i motivi sono molti, proviamo ad elencarne alcuni insieme e vediamo che salta fuori. Partiamo dal presupposto che 15.000 anni fa l'essere umano era un animale perfettamente integrato nella natura, nel pianeta, in Gaia. Non esistevano né l'ego, né la famiglia nucleare, né il senso della proprietà. A questo punto l'uomo cadde nel fenomeno cosiddetto storico e tagliò il cordone ombelicale con Gaia, con quella matrice nella quale era completamente immerso. L'uomo si trasformò a poco da pastore nomade in agricoltore primitivo e poi in costruttore di città, in cui prese piede il modello di dominanza maschile e l'ansia. In questo passaggio l'essere umano perse il contatto con la natura, perse quell'istinto, quella capacità di sentire. Per esempio, il fenomeno dell'extraciclo venne completamente soppresso. L'extraciclo non è altro che la capacità che hanno tutti i maschi animali di capire a prima vista se la femmina è in calore oppure no. E la perdita di questo sesto senso straordinario decreta un cambio radicale nell'ordinamento sociale dell'essere umano. Ma tornando al nostro uomo storico che sta compiendo questa svolta radicale, pensa che 7-8 mila anni prima di Cristo la struttura, l'edificio più complesso che esisteva si trovava a Gerico ed era una torre di stoccaggio di granaglie. E questo ci indica chiaramente come il modello di vita pastorale aveva ormai lasciato il passo ad una modalità di vivere più legata all'agricoltura e quindi al senso dell'accumulazione e del surplus. A quel punto nacque il bisogno di difendere se stessi e i propri beni accumulati e si sviluppò la psicologia del possesso, che è uno dei cardini fondanti del nostro ego. Un altro elemento fondante della nascita del nostro ego fu la scelta di adottare un alfabeto fonetico come metodo di comunicazione, il che allontana completamente il pensiero dai fatti, dalla natura dal quale il pensiero si comincia a separare. Spariranno completamente i geroglifici, gli ideogrammi ed i rebus che fino ad allora sono stati gli unici mezzi di rappresentazione della vita interna dell'uomo e lasceranno il posto a dei simboli astratti che rimandano semplicemente ad un suono. Insomma, quanto di più lontano da un approccio pratico al linguaggio. E la cultura che adottò questa nuova modalità di comunicazione ebbe la meglio e divenne dominante nel nostro mondo, facendo sì che le metafore con le quali si esprimeva, con le quali portava in essere fenomeni come la scienza, come la tecnologia, divennero sempre più sottili e raffinate. Ma a discapito di che cosa? A discapito di ciò che siamo veramente, con la nostra natura più intima ed autentica. E questo è un tipo di rapporto molto particolare con il sapere, perché il sapere dovrebbe emancipare e rendere liberi, e invece nella nostra società ha esattamente il mandato opposto. Queste sono solo alcune ipotesi che delineano la modalità con la quale il nostro ego, la nostra struttura sociale sono venute in essere, sono venute al mondo. Allora la domanda è questa l'unica possibilità che abbiamo di condurre le nostre esistenze oppure possiamo riappropriarci di quella saggezza, di quella capacità di essere in contatto con noi stessi, con gli altri e con la natura che avevano gli uomini che noi consideriamo preistorici?
Questo non significa abbandonare tutte le nostre acquisizioni moderne, la nostra tecnologia, la nostra capacità di risolvere situazioni impensabili ai tempi preistorici, ma significa mettere insieme queste parti, integrare quegli aspetti straordinari, quelle capacità innate che avevamo e che abbiamo perso per la strada, con le acquisizioni moderne, forse. Allora questo potrebbe far nascere un uomo oltre l'uomo.